Parte la campagna vaccinazioni contro il Covid-19 anche a Castellammare di Stabia. Questa mattina le prime dosi somministrate agli operatori sanitari, che poi continueranno man mano ad oltranza. La prima a vaccinarsi è Rosa Lebano, operatrice del pronto soccorso del nosocomio stabiese. Spero che possa essere di esempio ai miei colleghi, perché parecchi di loro sono restii, hanno paura perché le controindicazioni dicono che sono tante. Anche un piccolo farmaco ha delle controindicazioni. Io voglio ringraziare soprattutto la direzione sanitaria che ci ha dato l'opportunità di vaccinarci. E un punto a favore voglio darlo ai miei colleghi che hanno combattuto insieme a me questa grande battaglia, sperando che si arrivi alla fine. E soprattutto ai giovani che sono arrivati. Questo data logger registra durante tutto il percorso del vaccino, del prodotto, non soltanto di questo vaccino, di tutti i vaccini, registra la temperatura che appunto esiste all'interno del contenitore. In questo caso ghiaccio secco che manteneva 80 gradi. All'arrivo il farmacista preme stop, interrompe la registrazione. Questa è la prima volta che mi capita, dovrebbe partire un segnale ed andare alla casa madre, che consente poi di scaricare tutta la registrazione e loro devono farci il feedback di controllo. In questo momento stiamo aspettando, penso proprio a minuti, l'ok per poter partire, perché per il resto è tutto pronto. Perfetto. Adesso si può procedere. Sì. Ecco qua. E oggi finalmente siamo arrivati a una svolta, si spera, di tutto questo brutta esperienza di quest'anno. È andato il primo vaccino, una grande emozione. È un'emozione veramente molto forte, non immaginavo che ci potesse provare così. È l'unica arma che abbiamo. Stiamo verificando che il lockdown, anche se spinto, è una misura, ma non è totalmente risolutiva. Il vaccino ci apre la strada. Io ho una forte esperienza in qualità di infettivologo, la campagna di vaccinazione per l'epatite B. Noi vaccinando le persone per l'epatite B abbiamo distrutto quella malattia, oggi quasi non si vede più in giro ed è una cosa estremamente importante. Siamo impegnati su questa vaccinazione, lo faremo oggi il 31 di dicembre, sarà ricordato qua nella nostra azienda come la data che si apre uno spiraglio dove vedremo un po' di luce. E se riusciamo a mantenere bene il mese di gennaio, per primavera saremo effettivamente fuori dal guado. Quindi sono molto ottimista, perché la vaccinazione è l'unica terapia contro questo virus che ancora oggi non ci dà pace. L'emozione c'è, anche ovviamente la tensione. Preoccupato? No, preoccupato no, perché comunque è un vaccino provato e testato anche su, insomma, con altre persone e tutto, insomma, non ci dovrebbe essere problemi. Può fare un appello ai colleghi che sono ancora scettici? Vaccinatevi, è l'unica cosa che si può dire. Questa è la sala dove normalmente abbiamo fatto i tamponi, dove abbiamo aspettato, atteso, eccetera, eccetera. E adesso è una bella sensazione, perché sembra incredibile poterlo fare oggi. E quindi aspettiamo, con ansia di poterlo fare. E speriamo che lo facciano tutti, perché è un vaccino, insomma. Non credo che i nostri genitori, quando hanno vaccinato per la polio, si sono fatti tutti questi problemi. Lì gli effetti erano anche, insomma, maggiori. Abbiamo visto troppe persone morire, abbiamo perso troppi pazienti e quindi siamo per la vaccinazione. Un ringraziamento particolare va alla responsabile di questa campagna vaccinale, che è la dottoressa Santarpia. Ha organizzato tutto lei in maniera ineccepibile, ha fatto un lavoro, secondo me, funzionale, perfetto. Abbiamo iniziato con mezz'ora di ritardo per un fatto burocratico, però sembra che la cosa sta andando molto bene.